Sia lodato Gesù Cristo e grazie all'emittente che ci permette di utilizzare questi mezzi di, diciamo, di comunicazione di massa, possiamo utilizzarli nel meglio, nel bene e soprattutto per evangelizzare e per parlare di Dio. Ci stiamo preparando al Santo Natale, la Chiesa ci fa iniziare questo tempo di Avvento e durante il tempo dell'Avvento, ecco, ci fermiamo con Maria a meditare su questa festa dell'Immacolata Concezione. Proprio durante il tempo dell'Avvento, questo tempo di festa è un momento opportuno per riflettere su Maria, che ci conduce sempre non solo alle origini del mistero della salvezza, ma anche nel cuore della nostra fede. Lei che per prima fu discepola e madre del Signore nostro. Maria è definita anche la nuova Eva e questo ci permette di andare alle origini della storia della salvezza. Quando Dio, creando il mondo, ecco, alla fine come completamento della creazione, crea l'umanità e pone l'umanità in una condizione di gioia, di felicità, ecco, di santità, diremmo. Ecco, però Dio non ha creato dei burattini, ha creato esseri liberi ed è la libertà usata bene che ci porta alla salvezza, quando la libertà è usata male porta la rovina all'uomo. E è proprio questo, nella storia biblica della Genesi, leggiamo attentamente attraverso le analogie come Adamo ed Eva, i nostri progenitori nella fede, hanno disobbedito a Dio, cioè si sono messi loro a posto di Dio, e questa è la grande tentazione che ancora oggi l'umanità ha, di sostituirsi a Dio, di fare a meno di Dio. E quando l'uomo fa questo dimentica le radici da cui proviene, dimentica che è creatura e non creatore, e quando l'uomo si allontana dal creatore, ecco, cade nel vuoto, nella sofferenza. Sappiamo la caduta dei nostri progenitori, il peccato è rottura di questa accettazione della volontà di Dio, entra nel mondo la sofferenza, entra nel mondo la morte, entra nel mondo, nell'umanità, la caducità. Però il Signore non abbandona l'umanità, non abbandona i suoi figli. Nel corso delle generazioni il Signore ha previsto di preservare una creatura in vista della salvezza, perché sceglie lei, questa creatura che sarà Maria, ad essere la madre del Figlio, colui che viene a dare la redenzione, la salvezza. E proprio in vista di questo grande atto di salvezza, la Madonna viene concepita senza quel peccato originale e immune dal peccato. Quindi la festa dell'Immacolata ci ricorda la storia di questa donna straordinaria, l'unica che fu concepita senza peccato, che non venne in questo mondo lontana dal Signore, ma accettò di ascoltare la sua parola fin dall'inizio. Per questo Maria è chiamata la nuova Eva, mentre la prima Eva non ascolta, disobbedisce. Maria, la nuova Eva, è colei che ascolta la voce di Dio, rifiuta il maligno e genera nel mondo la salvezza. Ma vorrei stasera utilizzare anche l'espressione dell'arte. Ci troviamo nella Chiesa Madre, ricca di opere d'arte, e proprio alle mie spalle c'è questa bella tela che rappresenta la Madonna Immacolata. Vorrei fare un piccolo excursus storico. Il dogma dell'Immacolata Concezione, sappiamo dalla storia e soprattutto dal catechismo e dalla tradizione, che fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata, anche confermata poi successivamente, dalle apparizioni di Lourdes,
nel 1858, dove la Madonna, che apparve a Bernadette, una ragazzina analfabeta che non sapeva né leggere né scrivere, quindi non poteva conoscere la profondità teologica del dogma proclamato alcuni anni prima, chiedendo a quella signora che le appariva: chi sei tu? Ecco, la Madonna disse: io sono l'Immacolata Concezione. Che cosa vuol dire Immacolata Concezione? Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori Anna e Gioacchino, ecco, venne preservata, venne nel momento del concepimento salvata e redenta. Quindi in Maria coincide la salvezza, la nascita e la salvezza. Ancora, questo dogma di Pio IX nel 1854 e confermato dopo alcuni anni a Lourdes ci permette di entrare in quella maturità della Chiesa che lungo la storia della salvezza ha maturato questo dogma, questa verità teologica che per noi diventa poi oggetto della nostra fede. Chiaro che il Papa Pio IX non sancisce questa verità tutta di getto, ma raccoglie quello che nella Chiesa, lungo i secoli, fin dall'inizio, è maturato nel popolo santo di Dio. Quindi si è sempre concepito Maria Immacolata. Col suo intervento Pio IX, appunto proclamando e confermando il dogma nel 1854, mise fine a un secolo di controversie e discussioni tra teologi sviluppatesi soprattutto nei secoli XIII e XIV, soprattutto nelle grandi università di Sorbona a Parigi e quella di Oxford in Inghilterra. Ma la città per eccellenza in cui si sviluppa anche nell'arte la concezione dell'icona della Madonna Immacolata è Siviglia, in Spagna, grazie a un padre domenicano di nome Molina, lì vissuto nel 1600. Ancora oggi chi visita appunto Siviglia, la capitale andalusa, vede che lo stemma della città è, diciamo, c'è un logo dove c'è scritto Città dell'Immacolata Concezione. Fu proprio un pittore e scrittore sivigliano, Francisco Pacheco del Rio, a codificare l'immagine iconografica dell'Immacolata a partire dal capitolo 12 dell'Apocalisse: una donna vestita di sole, la luna sotto i suoi piedi, una corona di 12 stelle, e questo è quanto vediamo espresso in questa tela alle mie spalle. D'ora in poi la Vergine Maria sarà presentata come una giovane donna con un viso innocente, angelico, con capelli lunghi, sciolti, veste bianca, mantello azzurro, gonfiato dal vento, mani incrociate sul petto. Nasce da qui la serie infinita di dipinti dell'Immacolata ad opere di pittori sivigliani come Francisco de Zurbarán ed Esteban Murillo, del quale alle mie spalle vedete una fedele riproduzione ad opera del famoso lapisarda che tutti conosciamo, autore biancavillese, che copia perfettamente l'opera del Murillo. Osservate lo sguardo della Madonna, il suo viso dolce, sereno, gli occhi che si estendono in quell'infinito, puri, sono rivolti non solo verso il cielo, ma puntano oltre il cielo, emanando una certezza del futuro e dell'infinito. La vita è una questione di sguardo, tutto si gioca a partire dal nostro sguardo, dal nostro guardare, e la vista per noi non è soltanto il vedere la vita, la realtà terrena, ma sappiamo che la fede è rappresentata anche dal vedere, e quando l'uomo vive nella fede vede al di là delle cose reali, dalle cose fisiche. Ecco, oggi c'è bisogno di questo recupero della metafisica, della spiritualità, e c'è questo recupero di sapersi fermare in un tempo in cui tutti corriamo dalla mattina alla sera, non c'è tempo per noi stessi. Ecco, la Madonna
ci richiama alla preghiera, ci richiama a contemplare il mistero di Dio in noi e quindi lo sguardo verso il cielo. Non dimentichiamo che quando Gesù ascende al cielo, nel 40° giorno dopo la sua risurrezione, ecco, gli apostoli sentono: cosa guardate? Cercate le cose di lassù. Tutta la nostra libertà dunque si gioca in questo atto del vedere e quindi dello scegliere quello che è bene per noi. Vedere con la fede, vedere con la nostra vita spirituale. La tela del Murillo, vediamo Maria che poggia i piedi su una nuvola circondata da angeli. In altre tele simili a questa, gli angeli tengono in mano il giglio di purezza, la palma dorata, segno delle difficoltà che pure l'Immacolata ha affrontato nella vita. Non perché la Madonna è immune, cioè è nata senza il peccato originale, questo non significa che non ha avuto le difficoltà nella vita, ha affrontato le difficoltà, i disagi. La Madonna non ha avuto grandi agi, ma nell'obbedienza alla propria fede, nell'obbedienza alla volontà di Dio, ha vissuto le difficoltà. È uno dei titoli anche più antichi che matura all'interno del popolo santo di Dio e che la Chiesa proclama, è appunto la dolorata. La Madonna, da momento in cui veniva annunciata di essere la madre del Signore al momento in cui la troviamo sotto la croce, vive il grande mistero del dolore. Quindi la solennità dell'Immacolata che celebriamo proprio all'inizio dell'Avvento è l'inaugurazione di un tempo mariano per eccellenza. I testi biblici ci danno la possibilità di approfondire la figura di Maria, la sua spiritualità, il suo ecmo, il suo sì, ma soprattutto la sua disponibilità alla volontà di Dio. Maria si è fatta strumenta docile nelle mani del Signore. E come dicevo poc'anzi, la Madonna ci ricorda le nostre origini, quelle origini di purezza, di santità, perché certamente Dio non aveva creato l'uomo per farlo soffrire, lo pone in una situazione di gioia, di felicità, ecco il paradiso terrestre, ma l'uomo, essendo libero, ha potuto scegliere, ha scelto male. La Madonna ci aiuta a scegliere bene, perché porta con sé l'autore della vita, porta con sé la parola che si è fatta carne in lei. Il Signore ci ha detto: vi riconosceranno che siete i miei discepoli dal modo come vi amerete. La misericordia e l'amore di Dio, il farsi amore per gli altri, entrare nel cuore degli altri, affrontare la vita col cuore di Dio. Sia questo il mio augurio per tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, che possiamo prepararci a Santo Natale sotto lo sguardo della Madonna. Sia lodato Gesù Cristo.